Sono nato a Milano, ma sono nato proprio in una Milano, in fianco alla chiesa di San Babila, in corso Venezia all'Otto, tant'è vero qualcuno deve averlo saputo, ci hanno costruito subito un teatro. Papà di Alberto faceva il sarto e la mamma di Alberto aiutava in questa sartoria, era un sarto molto bravo. Il grigio, il suo colore. Il grigio va su tutto. Prego. Sì. Si accomodi. Sì, sì. Le prendo le misure. Ma crede che mi stia bene? Ma senz'altro. Io ho proprio provato a fare il sarto perché mio padre, visto che non avevo molta voglia di studiare, ha cercato... quando avevo 15 o 16 anni, proprio prima che io iniziassi l'accademia, in questo tentativo di addestrarmi. Continuiamo le misure. Allora, dito 27, gomito 34, orecchio 35, polsino. Però era talmente faticoso e la vista di mio padre, di mia madre, che non c'era Natale, Pasqua, Capodanno, che non lavorassero fino a mezzanotte, mi ha indotto a cambiare mestiere. Il lavoro del padre gli è poi servito quando ha incominciato a recitare in compagnia. Mi raccontava che quando tu entravi in arte, cioè volevi recitare, dovevi avere tutti gli abiti che potevano servire a seconda della commedia che tu avresti fatto. Quindi anche Alberto doveva avere il guardaroba. Ed è stato fortunato perché papà gli ha fatto tutti i tipi di abiti che potevano servire nelle varie commedie dove lui avrebbe recitato. Alberto, hai calcato un pochino la mano, meraviglioso, ma poi anche il frac, bastava un vestitino normale. No, il frac, così almeno sono elegante, non possono dire niente domani. E qui quando si viene a studio uno, si può mica, si deve dare il massimo, qui bisogna piacere. Lasciami andare io. No, Alberto! È il mestiere più bello del mondo, io credo che siamo dei fortunati perché... Dio ci ha dato questo, se ce l'abbiamo, ci ha dato questo talento che ci ha permesso di fare il mestiere che vogliamo, che desideriamo. Ringrazio mio padre di avermelo lasciato fare a suo tempo, perché i padri in genere non sono sempre propensi, per cui meglio di così. Lui era nato un mese dopo di me. Ci siamo incontrati in varie occasioni, perché quelli erano anni straordinari. Vivevamo a Milano l'euforia del dopoguerra, il teatro era al massimo della sua attività. Io andavo a teatro tutte le sere, praticamente c'era sempre qualche cosa da scoprire. Fare del teatro era in fin dei conti l'aspirazione di tutti quanti noi. E dunque lui iniziò a fare teatro perché lui si era innamorato di una ragazza di 2 o 3 anni più grande di lui. Era innamorato di Sandra Mondaini, che abitava un pochino più in là da lui. E mi ha raccontato, sai Erika, scrivevo le lettere a mano, poi andavo al portone di casa sua, suonavo, le davo la lettera e scappavo, perché non aveva il coraggio. Pensa che tenero. Rosina? Sì? Rosina, ma si può sapere chi ha mandato questi fiori? Le ripeto, signora, che non lo so. Ha sempre detto che io avevo gli occhi come quelli della Sandra Mondaini. Gli aveva azzurri grandi come i miei. Un'amica comune, Piera Sismondi, ci riunì per questo progetto, Il Circa, una commedia messa in scena da un'amica di Piera. E io mi occupavo naturalmente però di scenografia e di costume, perché quella era
era già stata la mia scelta e mi trovai in questo gruppo di amici tra cui spiccò chiaramente Alberto Lionello. Lionello viene dalla grande scuola del teatro del fine 800, primi 900, delle compagnie capocomicali, dove c'erano ancora i ruoli, e lui credo sia stato sicuramente della sua generazione, ma anche in assoluto uno dei più grandi brillanti. Lui era quello che si definiva un brillante. Ma allora in etta patenda è un marito tradito? Ma come ne ridete? Io mi diverto. Ma come mi gusta? Animo malvagio, eh? Ah! Cosa c'è? Poi corrompo, ico della parro che te parió! Una cosa che non va! Ma la scrittura di mia moglie! Che cosa dite? Ah, ma allora... Miserabile caraglia! Io ho iniziato in un'estiva con Besozzi al Excelsior e ogni otto giorni si metteva su una commedia, ma a parte che il pubblico si accontentava, non si poteva imparare una parte in otto giorni, no? Soprattutto nelle novità. Per cui c'era un suggeritore e il pubblico accettava di sentire la commedia due volte, prima dal suggeritore e poi dall'attore. Incontro Alberto Lionello alla Puce à l'Oreille di Feydeau, compagnia Porelli, Solari, c'era Lina Bolonghi. Qui Alberto fu una rivelazione per tutti quanti, perché il suo istinto per il teatro, soprattutto comico, era straordinario, irresistibile. Ebbe un grandissimo successo personale facendo questo ruolo secondario. Fu così bravo che al momento in cui Porelli dovette interrompere le recite, lo sostituì lui. Ma che cosa? E non sapevo cosa faceva, perché io me l'ho studiato la mia, sapevo le scene con me. E il suggeritore diceva: vai adesso, prendi la pistola, torna indietro. Dove? Questo con il pubblico. Ma nella mia incoscienza dei miei 22 anni ero talmente ambizioso ed ero talmente a rivista che ho fatto anche questo, insomma, con un'incoscienza incredibile. Poi l'ho continuato tre o quattro volte, ma quella sera è stato un miracolo. Io detesto tutti quegli attori di prosa che amano fare la rivista, perché l'attore di prosa, in un certo modo, va a vedere tutti gli spettacoli. Però dai, a un certo punto ci riesce, però lo fa con la puzza sotto il naso. Dice, ma scusate, io sono qui, però, insomma, vabbè. Con rispetto parlando sempre. Faccio altri testi, faccio altre cose. Dice, no, io penso che anche quando si fa la rivista, perlomeno io l'ho sempre fatta così, bisogna buttarsi, perché il pubblico, perché è un genere anche molto più difficile. Deve esserci sempre originalità, rischio anche di fare una brutta figura. Solo così, penso, si cresce. Il mio primo incontro con Alberto Lionello risale al 1952, al Manzoni di Milano, in una rivista, Made in Italy, di Galinei Giovannini. Con chi? Con la signorina Wanda Osiris, con la quale poi lavorai anni dopo. E c'era lui e una certa Dorian Gray, che in uno sketch di lei che va a comprare dei giornali e il giornalaio non capisce niente di quello che dice, si arrabbia in continuazione. Lei, per quanto era brava, lo sommerse un pochino, lì ci furono un po', era questa prometteva benissimo, questa Dorian Gray. 20 giornali da 30 lire, non ce li ho 20 giornali diversi da 30 lire. No, non importa, me ne può dare 4 da 30, 10 da 60, 4 da 50, 1 da 70, oppure 1 da 30, 5 da 60, 2 da 150, 4 da 50, però faccia un po' in fretta perché io perdo il treno. Buonasera, Wanda. Buonasera, come sta? In questo momento io vorrei esserle vicino con tutto il mio affetto, anche perché il ricordo di lei è legato a uno dei periodi più belli della mia vita, sia il mio incontro con lo spettacolo musicale che tanto ha giovato alla mia esperienza di attore. Questi siamo noi, Manfredi, Pandolfi, Piso e io. Allora ci chiamavano i quattro ragazzi, infatti 12 anni fa. Ognuno di noi ha fatto la sua strada, però lei ha avuto fiducia in noi, anche 12 anni fa. E il testo era di Angelo Scarpelli per Gallia e Verde, la regia, la supervisione registica di Luchino Visconti. Chi ebbe più successo di tutti e venne fuori da festival fu il signor Nino Manfredi. C'era come ospite
Henri Salvador, che cantava una canzone, un vecchio professore d'italiano. La vostra bella lingua mi insegnò, svelandomi un vocabolo romano, col quale si pronuncia au, au, e va avanti. E il successo era quello. E con l'Ausilis facevo un balletto, un flop incredibile. Dato l'esperienza è stata negativa ma positiva dello stesso tempo, perché bisogna provarli anche i fiaschi. Abbiamo lasciato le luci di Broadway, le mille luci che brilla night and day, per venire qui su questo set e presentarvi una celebre fede. Spessissimo si andava a cena tutti quanti insieme, però il fatto, per esempio, Lionello non è che frequentasse molto lui, preferiva la sua deliziosa ragazza che conobbe appunto dalle Bluebell, Margaret Axon, una dolcissima, me ne ricordo sempre sorridente, che cercava di parlare italiano e poi è sposato, ha parlato bene, ma non so perché era accento inglese, è vero, ma era una delizia. Cominciato anche come cantante, ho fatto il cantante, però poi questo, allora i cantautori non c'erano ed era un po' questo microfono e questo cantare delle canzoni, mi sentivo un po' ridicolo. Chi voglia diventare un vero parigin, saprete consumare le scarpe sul boulevard e a tutte le donnine che passano di là, sussurri paroline, le cerchi di fermare. Oh, parigin, lui andava a cantare nei night e era un uomo molto generoso in realtà. Secondo me lui ha deciso di fare questo mestiere anche per stare con gli altri in un modo un po' protetto, perché era estremamente timido. Signori, attenzione, prego. Siamo arrivati alla puntata decisiva di Canzonissima. Stasera si scontrano le prime sei canzoni di ieri e le prime sei canzoni di oggi. La lotta si fa seria, signori. Vorremmo avere un giudizio su Canzonissima. Beh, cara Raffaella, anch'io ho fatto Canzonissima. Mm-hmm. Molti anni fa. Un peccato di gioventù. Beh, insomma. Ecco, vorrei che la trasmissione fosse più impegnata. Scusate, più impegnata. Un impegno maggiore. E soprattutto con qualche cosa di nuovo. Tutti ci aspettiamo qualche cosa di nuovo. Nel tuo cuore scenderà la più grande serenità. Se canti questo allegro ritornello, sempre quello che fa così. Ecco qua. Ecco qua. Anche noi ci vogliamo provare. Cantiamo quell'allegro ritornello, sempre quello che fa così. Giovani e brillanti, con Lauretta Masiero e Alberto Lionello. Siamo nel camerino di due attori giovani e brillanti. I giornali parlano di loro, il pubblico li applaude. A Masiero, un number one, bolsissima, mamma mia. L'ho fatto molto compagnia insieme, stavano benissimo insieme. Sono andati diversi anni, mi pare di sì, vero? Perfetto, elegante, tutte e due, cecchissima lei. Le mie parole sono un po' di riconoscenza per quello che mi avete fatto provare ieri sera. Io non vi ho dato niente, voi invece venite ad offrirmi una cosa rara. Una cosa rara? Sì, la vostra sincerità. L'incontro con Alberto Lionello è stato un incontro determinato, importantissimo per me. Caro amico, quanto mi son tenuto! Alle curte, Beatrice, dove sei là? Beatrice? Fingermi giovi? E chi è questa Beatrice? Come chi sei? Quella donna che ho fatto scampare da Venezia e che comanda Badabù perché hanno veduto custodirla fino a Angarino? Oh, amico, io non ho veduto alcuno! Io dovevo fare un personaggio all'interno dei Gemelli Veneziani che era Florindo, era uno dei primi lavori teatrali e essere con Alberto Lionello per me era il massimo. Interpretava i due gemelli ed era magistrale ogni sera guardarlo da dietro le quinte quando faceva la scena famosa della garritta, quando l'uno insegue l'altro e il gemello intelligente e il gemello sciocco
quindi che si inseguivano in lui, quindi nell'arco di 2-3 secondi riusciva a cambiare voce, interpretazione e atteggiamento dell'uno che girava attorno alla cabina, rientrava e c'era l'altro invece che era assolutamente tutto un altro carattere. Che fatica far sta roba chiudere sempre. Qui, Nuova York, vi parla Roger Orlando davanti al teatro Henry Miller, proprio qui a Broadway, dove il Teatro Stabile di Genova ha, con un enorme successo, impreveduto perfino dai più ottimisti, ha messo sul palcoscenico i due gemelli veneziani di Goldoni. I due gemelli veneziani, c'è bisogno che lo dica io. Il signor Alberto Lionello fa storia. Abbiamo girato con questo spettacolo tutto il mondo. Devo dire però che New York ci spaventava veramente, perché il pubblico americano è un pubblico difficile, abituato a capire, abituato a... però devo dire che noi siamo stati recentemente a Milano, dove abbiamo avuto un grosso successo. La differenza non c'è, non esiste. Spettacolo cult del Teatro Stabile di Genova. Io ebbi la fortuna di entrare nella ennesima ripresa a fine stagione, a giugno, e di debuttare al Teatro Old Vic di Londra con in platea addirittura Laurence Olivier e con Alberto Lionello. Striga! Un'altra donna! Così che ti fa qua, disgraziata? Sto attento, tipo Arezza, tutt'ero. Tutte donne! Oh mamma, giù! Uscita! Ogni sera inventava qualcosa. Infatti gli spettacoli diventavano, alla fine dell'anno, erano mezz'ora più lunghi. Io gli chiedo sempre, papà, inventi? E questa possibilità, che è tipica poi della commedia dell'arte, è quella di poter uscire completamente da se stesso, dal personaggio che interpretava, per, sempre con grande maestria e con dei tempi meravigliosi, riuscire anche a rivolgersi a qualcuno del pubblico, a parlare, ad essere Alberto Lionello, a dire qualche cosa, per poi rientrare nel personaggio subito, dopo 2 secondi. Oh, buonasera. Saluta. Buonasera. Anche stasera vedo sto spettacolo. Due volte vedo sto spettacolo. Che coraggio che capo ha reso. Non ride. Pazienza, Guarito. Rompeva la quarta parete e un po' gigionava anche un po' a volte, però gli era anche concesso, lo faceva in un modo sempre molto, molto professionale e anche molto di grande qualità. E a me lo faceva impazzire questa cosa, questa libertà. La cosa meravigliosa del nostro mestiere, soprattutto in teatro, è che seralmente tu hai la possibilità di affinare il tuo personaggio. È sempre una grande prova, ma non alla prima, tutte le sere. Tutte le sere. Un attore deve essere sicuro, altrimenti diventa un attore standard che si ripete in ogni ruolo. No, dobbiamo essere sempre originali. È quel fascino, ed ecco perché dobbiamo ringraziare Dio di farlo, questo mestiere. Ah, questi primi attori! Io penso che prima attori si nasce, infatti io quando vado a vedere uno spettacolo, e amo molto gli attori e sono anche un profondo psicologo della psicologia degli attori, capisco immediatamente chi e chi non. Alberto ha sempre parlato di Pambieri, lui ha sempre detto quello è uno, quello è, quando dice quello è uno vuol dire che quello è uno. Stavo facendo la Dame de chez Maxime insieme a Renzo Montagnani. Finito lo spettacolo andiamo a mangiare alla Santa Lucia, ci sediamo a un tavolo, vedo in fondo al tavolo c'era Lionello, che sapevamo che era venuto a vedere lo spettacolo. Io gli attori che insomma stimo, dei miei compagni che stimo veramente. Lui viene avanti, ignora completamente Montagnani, si rivolge a me e dice: no, lei che scuola ha fatto? Me lo dica per favore, perché lei era troppo brava in quel ruolo. Io sono rimasto, cioè per me, lui che era tutto per me, sentirmi fare questa cosa, insomma, è stato, mi sono sentito grande, anche se ero piccolo. Sono una fanciulla onorata, esigo rispetto. No, devi essere più sprezzante.
Sono una fanciulla onorata, esigo rispetto. Sono una fanciulla onorata, esigo rispetto. Esigo rispetto? Esigo rispetto? Esigo rispetto, chiudi. Ma insomma, a questo punto sono io che chiudo, me ne vado. È meglio cambiare mestiere. Ah, sì? Alberto con i compagni in palcoscenico era ovviamente anche il direttore artistico, quindi insisteva a volere un tono, quello doveva essere. E cioè, voleva che fossero all'altezza del loro ruolo. Non viviamo in un mondo molto professionale, insomma, anche nel nostro ambiente, anche in quello che si vede, è tutto un po' raffazzonato, molto dilettantesco. Per cui a volte questo professionismo viene travisato. Oh! Questo è il tono, questo è quello che devi fare, insomma, era tantino così. E anche a me, anche con me faceva la stessa cosa. Erika, questo tono lo dovresti dire così. Se tu lo dici così, ti prendi l'effetto, va bene. Insomma, basta, basta, basta con le piedi. Cosa ha detto? Ha capito benissimo. Io qua sono il padrone. Urlo, grido, comando. Faccio tutto quello che voglio senza rendere conto a nessuno. Fuori dai piedi. Poi era brutale con quelli che aveva vicino. Se non, gli attori non gli funzionavano, lo diceva in modo anche sgradevole. Perché aveva questa sincerità interna, onestà intellettuale di non fingere mai, no? E ti preoccupi, Simone, perché ti hanno detto che io sono terribile, vero? Incostante, lunatico, che cambio idea ogni momento. Bon, per dirlo lo dice tutti, e anche a me per quella poca esperienza che ho. Sono cambiato. Quando? Ieri, oggi, ho cambiato. Molte persone raccontano di mio padre come un uomo molto duro, soprattutto professionalmente, e l'ho anche visto. Ed è vero, anche se mentre con persone che amava o attori era estremamente generoso, se qualcuno non era ai suoi standard lui poteva diventare terribile. Cioè lui non, anche di fronte a sua figlia, non guardava in faccia a nessuno. Che sia ben chiaro che quello che voglio io lo voglio da voi. Lo voglio da voi, ma che sia come lo sento io, va bene? Debuttai a Londra al teatro Oldwick e dopo la prima, il giorno dopo, venni chiamato in camerino da Lionello e arrivai terrorizzato. Il mio motto è epuriamo ed io epurerò. Giustissimo, epuriamo. E invece lui mi fece entrare e mi fece vedere che Times riportava questa interpretazione straordinaria del Teatro Stabile di Genova e il grande livello della compagnia, dal protagonista, e c'era il nome di Alberto Lionello, a, diciamo, l'ultima ruota del carro, e c'era il mio nome. Quindi io rimasi ovviamente sorpreso, perché mi aspettavo un cazziatone, invece fu una beatificazione. Lui è stato sempre molto, molto maniacale nell'attenzione, la precisione dei tempi, addirittura maniacale sulla pulizia sul palcoscenico, non ci doveva essere polvere, e quindi questo lo faceva risultare un po', dice, ah, mamma mia, è troppo pignolo, ma questa pignoleria mi ha tanto tanto aiutato. Io dico che le commedie si fanno con i toni, cioè una battuta, un grande attore è quello che trova subito il tono della battuta. Ma io sono stato felice solo con te, sai. Ma sai quello che ti... Vuoi che ti dica quello che mi succede con le altre? Come con le cipolle crude. Sai quanto mi piacciono le cipolle crude? E prima di mangiarle sono perplesso, intanto che le mangio sono inquieto, dopo che le ho mangiate sto male. Per recitare sì, è parare una parte e poi dirla. Ma come la devi dire, come la devi muovere? Questo tacca era in scena, era un signore veramente impeccabile nei movimenti, e questo fa tutto il suo favore. Perché certi attori sono disgraziati, non sanno fare tante cose. Ci vuole una certa, è misuratissimo. Io ce l'ho in una pochade di effetto, sarto per signora. Beh, perfetto. Questo stile. Come ti sei alzata presto? Dove hai passato la notte? Eh? Dove hai passato la notte? Dove hai passato la notte? Da Bassinet? Non ti ho detto ieri devo andare da Bassinet? No. No. E così hai passato la notte da Bassinet? Oh, non hai idea in che condizioni sei ridotto.
Basile. Davvero? Ho dovuto vegliarlo. In frac. In frac. Ah, sì, in frac. L'ho sempre considerato un grande, soprattutto nella souplesse, nella leggerezza che aveva nel dire le battute. Era straordinario in questo, inimitabile, nessuno si avvicina e si è avvicinato mai al suo stile. Quanto tempo ci metti? In 10 minuti siamo a Fiumicino. 10 minuti da qui a Fiumicino, ho capito, va. Mi spiega una cosa, signor geometra, perché si mette quegli occhiali tanto neri? Per non vedere più niente, eccessi di velocità, stop mancati, precedenze non rispettate, semafori, va. Io dico, se non gli piace come guido, perché non si prende la patente lei? Hai presente lo sforzo sovrumano? Solo per azionare la leva del cambio. Va. Mi ha insegnato a perfezionare quelli che sono i tempi comici, teatrali. È stato veramente un maestro. E lui mi disse, vedrai, se tu impari bene queste cose, un giorno mi ringrazierai. Eccolo questo giorno, eccomi qua. Non dovete annoiarvi a teatro, no, stracciate le sedie quando vi annoiate. Come diceva un vecchio impresario. Certo, sì, protestate, stracciate le sedie e andate a vedere Lionello, rifatevi la bocca. La noia a teatro è una delle cose più terribili, è una delle cose che ho sempre combattuto. Poter far ridere o sorridere era la sua passione, come lo è per me. E anch'io sono d'accordo con lui che il drammatico è facile, la commedia è brillante, la commedia è boulevardier. Non è facile, è più difficile. Eccellenza, ho preparato il decreto per la nomina del signor Triquin a Tours, ecco. Contrordine, bene, sì. Il signor Triquin non va più a Tours. No, non va più a Tours. Designato a Parigi. Direttore del personale, ecco. Ma è tutto da rifare, allora? Sì, e con una certa sollecitudine, e senza tirarla tanto per le lunghe, vero? Sempre ai suoi comandi, eccellenza. Bravo. Per me... un attore è attore quando sa fare tutte e due le parti, sia il drammatico che il comico. E tante volte invece nel nostro ambiente, quando una persona sa far ridere, chissà perché, si pensa che sia meno bravo, non so per quale ragione, si pensa questa cosa sciocca. Invece per me è doppiamente bravo e lui aveva tutte e due queste corde. Io non sono un intellettuale, sono un uomo di teatro e devo dire che per non essere un intellettuale ho fatto dei testi quasi sempre abbastanza impegnanti, perché i 7 anni di Genova hanno costituito per me un grande arco, diciamo. Io non la sposerò mai, come lei, Ada, non sposerà mai quell'uomo da nulla. Suona il violino e va bene, ma ci sono anche delle scimmie che sanno suonarlo, ma lo guardi, è un bestione. Ma si levi di mezzo, Ada. Ignobile individuo, e non mi rivolga mai più la parola. Ho cercato sempre di fare degli spettacoli divertente, ma divertente non vuol dire che debba essere solo comico, ma che sia comunque uno spettacolo teatrale. Ma io vi garantisco, signore! Lo vedi, non mi dai più del tu! Dalle del tu! Per me, io ti garantisco, signore! No, non signora! Ti garantisco, signorina! No! Chiamala Raimonda, si può! Non ti garantisco, Raimonda! Dimmi che mi credi! Ma certo che mi credo! E allora baciami, su, baciami! A Genova, in quegli anni, indubbiamente abbiamo tutti trovato nuove occasioni per andare avanti, ognuno nelle proprie ricerche personali, e ci trovavamo a fare tre commedie di grande successo. Uomo e superuomo di Bernard Shaw, ciascuno a suo modo di Pirandello e finalmente il Bell'Apollo di Praga. È stato un momento di grande ricerca e di grande sperimentazione e anche di grandi risultati. Noi stiamo facendo Luigi Pirandello, Piacere Onestà, e nella giornata di domenica, al mattinè, abbiamo registrato un incasso record di 6 milioni e 408 mila lire. Questa onestà, così come lei la vuole da me, che cos'è? Non ci pensi un po'. Ma non è niente. È un'astrazione, una pura forma, diciamo, l'assoluto. Ora, scusi, se io devo essere così onesto, bisognerà pure che io la viva, per così dire, questa astrazione che ti accorpa, questa pura forma che io senta, questa onestà astratta e assoluta E quali saranno allora le conseguenze? Ma prima di tutto è questa, guardi, che io dovrò essere un tiranno. Pirandello per Alberto era
rappresentava probabilmente la sua parte nascosta, la sua parte, come posso dire, geniale anche. Ricordo particolarmente l'impegno che Alberto mise nel Pirandelliano, ciascuno a suo modo, che era il suo primo Pirandello. Trovò un nuovo linguaggio, trovò un nuovo modo di esprimersi. È così. Guarda, proprio così. La coscienza di cui si parlava poc'anzi, una rete elastica che, se si allenta un poco, addio, scappa fuori la pazzia che cova dentro ciascuno di noi. Pirandello ha un linguaggio talmente profondo, talmente importante e non assimilabile in prima lettura, no? Che è straordinario arrivare alla fine e anche quando è all'ultima replica dice: ma chissà come andrebbe fatto veramente. Quando nel gioco delle parti si rappresenta, è Pirandello. Ma il miracolo è qua, in questa testolina, che ha potuto capire questa tua prudenza, cioè che tu l'avresti compromessa se ti fossi mostrato e non t'ha chiamato a difesa mentre era aggredita da quei quattro che mi stavano addosso, sai, tutti con le mani addosso per strapparmi la veste. Capisci? E penso a me, che toccava a me. Pirandello ti smaschera, toglie le maschere, scava nel profondo e quindi arriva una verità, e quella verità che lui aveva difficoltà a dimostrare. Però insieme a Pirandello forse si sentiva ben accompagnato, si sentiva al sicuro per poter toccare queste verità di sé e poterle esprimere senza aver bisogno di far ridere o di mascherarsi dietro un travestimento o una risata del pubblico, no? Quindi erano stati di grazia perché erano stati di verità. Cupi livori, delitti meditati all'ombra di te stesso fino ai minimi particolari, desideri inconfessati, tutto. Io e Alberto ci siamo conosciuti nel 1978, l'ho chiamato, gli ho detto: io vorrei fare un film con te, e so che stai facendo Il piacere dell'onestà, e lui dice: guarda, ti richiamo domani. Beh, io ho passato la notte dicendo: mi devi chiamare, perché io devo lavorare, devo imparare, mi devi chiamare. E di fatti mi ha chiamato: sei disposta a venire a fare un provino, eccetera, eccetera. Ho detto sì. Potete alzare gli occhi se io posso guardarvi. Perché davanti a voi, qua tutti, allora, dobbiamo abbassare i nostri. Solo per questo che delle vostre colpe voi avete vergogna. No. No, credetemi, io ne sono indegno, signore. Caramano, una persona devo stimarla molto. E devo dire che io avevo percepito lei come attrice, indipendentemente da come donna, che è sempre stata e lo è ancora, una bellissima donna. Una grande presenza, una presenza molto carismatica, anche difficile da sostenere in scena, perché quando c'è lei non sei solo, cioè è una presenza che esiste, che c'è, insomma, il pubblico nota, guarda, per cui quando lei si è offerta per fare Piacere all'onestà di Pirandello 14 anni fa, io ho detto: forse è proprio quella giusta. Non c'è più bisogno di parole. Non ho parlato io mai qua, ha parlato una maschera grottesca. Io parlo a te, uomo. Chi sono? Io. Quando abbiamo debuttato a Roma mi ha telefonato e mi ha detto: Erika, hai visto le critiche? No. E dice: Erika, è un grande successo, ma una piccola parte del successo la devo anche a te. Beh, bello, no? Ecco. E abbiamo fatto tutta la stagione insieme e poi è scattata una cosa dopo.
no, l'ultimo giorno della prima stagione. E da quel momento ci siamo fidanzati, tra virgolette. Ma Erika Blank, io la conosco, ovviamente l'ho conosciuta ancora prima che loro si mettessero insieme, e mi ricordo che le chiesi se fosse sposata, perché lei rispose sì, io dissi peccato, perché la vedevo bene con mio padre. Stavamo in macchina sotto la neve, dovevamo raggiungere Torino e si era bucata una gomma e lui era disperato. E adesso cosa facciamo? Si è bucata la gomma, dobbiamo fare ancora i chilometri, in mezzo alla neve stava a fare la lagna. Gli ho detto dai, tirami su, aprimi il cofano. Ho tirato fuori la ruota e gliel'ho cambiata. Lui dice, quando ho visto che mi ha cambiato la ruota, mi sono innamorato di lei. Beh, non è male, come collega, meccanico, amante. Ada. Ada. È difficile scoprire le origini di un sentimento divenuto poi tanto forte. Ma sono certo che per Ada non provai il cosiddetto colpo di fulmine. Emozione sostituita da una convinzione immediata. Ada era la donna di cui avevo bisogno e che mi avrebbe portato la salute morale e fisica per la santa monogamia. Si accomodi, prego. C'è stato un rapporto veramente importante. Questa era tutta per lui, lui tutto per lei, ma grazie a lei, perché praticamente lo ha venerato, l'ho adorato. E tu sei il solo essere che io ho amato. Devo dirti grazie, George. Signorina De Sellou, vuole essere mia moglie? Sì, signore. Il nostro rapporto era perfetto, perfetto. Io con il mio carattere ero la donna adatta, perché io sono un carattere molto aperto, gioioso, non diventa mai niente di tragico. Per me è importante vivere serenamente giorno per giorno. Ho ancora qualche anno per finire di conoscerlo. Per studiare. Per studiare non capisco niente, non riesco a capire, e ogni volta che mi ritrovo davanti allo specchio nel quale mi guardo pochissimo perché non mi amo, quello che cerco vede sempre di camuffarmi, non capisco neanche che tipo di attore sono. Che faccio? L'importante è dormire, recuperare. Non ci sono per nessuno, nessuno. Era un uomo molto melanconico, serio, triste. E anche tenero, perché quando guardava i film, quelli un po' commoventi così, e lo vedevo con i lacrimoni, capito? Cioè aveva tutte le qualità nascoste. Io sono due persone completamente diverse. Nel privato, quando sono a casa, sono un uomo normale, un po' anche un po' noioso, un po'... non molto divertente, cosa che è la cosa che mi dà più fastidio, perché vede, in questo momento io vorrei essere molto comico qui, vorrei dire una battuta dietro l'altra, perché questi discorsi che io faccio sì possono essere interessanti, ma alla fine la gente adesso già dice, se questo va avanti ancora un po' vediamo che succede da un'altra parte, capito? Alberto era insicuro nel suo lavoro. Tutti buoni propositi, poi tu ti trovi a dover affrontare la vita non cambia. La vita, caro mio, è ingiusta, è dura. No, la vita non è né bella né brutta, ma è originale. Ho notato che tutti gli attori fumano, per esempio, perché anche tutti, no? Cioè, perché è difficile poter fare questo senza l'aiuto, dato che io droghe e cose del genere non so neanche come sono fatte, cioè, ed è chiaro che da una parte, dato che non sono un alcolizzato, dato che non mi piace, cioè, da qualche parte per me adesso è difficilissimo, per esempio, continuare
senza poter fumare. Era una dipendenza fortissima, fumava due pacchetti tutti, tre pacchetti di sigarette al giorno. Fumatore? 50 sigarette al giorno. Mai cercato di smettere? Continuamente. E quando ci fu lo sciopero dei tabaccai a Roma, lui andò con un cestino tra il pubblico a chiedere l'elemosina delle sigarette, dopo gli applausi. Vi prego, non ho sigarette e sto impazzendo. Passava come il cestino in chiesa che passa per l'elemosina, datemi delle sigarette. E ogni sera riusciva, perché non ce n'erano in giro, no? L'attore è un essere che trasferisce il proprio immaginario nei personaggi che fa. Insomma, in genere io poi non scelgo mai dei personaggi che siano molto lontani dalla mia indole, dal mio carattere. C'è sempre qualche cosa, perché se sono affascinato da un personaggio vuol dire che mi appartiene. Io di lui ho questa, appunto, percezione di essere che stava un pochino sopra tutto e tutti e sceglieva di volta in volta quali difetti o pregi umani andare a riprodurre, a cercare, a mettersi addosso. Buongiorno, ben alzato. Grazie. Vuole un caffè per cominciare meglio la giornata? Magari. Magari un corno. Dove ha messo la sveglia che le ho regalato? Al collo. Dove vuole che l'abbia messa? A me sta a fare della sveglia per una cosa così umiliante. Umiliante. Ha sempre detto che aveva un collegamento diretto con il personaggio della coscienza di Zeno. Anzi, mi diceva, è come me. Ma tu zoppichi! Non mi pare. Eppure ti dico che zoppichi con la gamba sinistra. Ma se non ho niente. I medici dicono che sono un ammalato immaginario. E tu credi ai medici? Beh, li consulto spesso. Ad ogni modo io preferisco ancora a un malato immaginario come te un malato vero, come me. Almeno per noi ammalati veri c'è sempre qualche rimedio da acquistare in farmacia. E poi guarda che zoppichi! Ecco, questo è un tipico risvolto umoristico, direi quasi grottesco, che caratterizza il personaggio di Zeno, non solo nella riduzione teatrale, ma anche nel romanzo, che è sottolineato continuamente con ironia. Questo essere antieroe, questo suo inciampare nelle cose che lo avvicina così a Charlot, come lo stesso Svevo lo ha definito, me lo hanno naturalmente fatto amare fin dal primo momento. Papà era molto simile a Zeno Cosini, anche questa ultima sigaretta, cioè sempre un po' dire da domani. Cioè, conoscere i propri vizi, le proprie debolezze, anche un certo filosofeggiare. U.S. Che cosa vuol dire U.S.? U.S. Ultima sigaretta. Ah. La mia vita è sempre stata piena di U.S. Io penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quando si sa che è l'ultimo. Quella voce, come la facevi quella voce lì? Se io lo faccio per due parole, dopo me la sgarro per sempre. Come si può? Sono abbastanza abituato. Molto vero. Ho fatto un altro personaggio, sì, così. Sì. Il teatro, che era un personaggio di Sartre. Sì. Diavolo, vuol dire. Fummo portati, diciamo, come scuola a vedere uno spettacolo che era Il diavolo e il buon Dio. Un spettacolo eccezionale, una legge di Squarzina, mi pare, dove Lionello imperversava. E lì io ho capito che volevo fare l'attore. Ti riempirò d'orrore perché non ho altro modo d'amarli. Comanderò perché non ho altro modo d'ubbidire. Rimarrò solo con questo cielo vuoto sulla testa, perché non ho altro modo di essere con tutti gli altri. Bisogna fare questa guerra! La farò! Lui so che perse addirittura la voce, no? Perché faceva i due personaggi, uno con la voce tutta gracchiata, tremenda, sgranata, e l'altro invece con la voce normale. Alberto mi ha raccontato molto della sua prima moglie.
lei aspettava il bambino e l'ha partorito tutto normale. Alberto recitava al Teatro Manzoni e dopo un 10-15 giorni lei, la moglie, insomma il cuore stava cedendo e ha pensato che poteva farle l'ultimo regalo, cioè di sposarla non solo civilmente ma anche con la Chiesa. Ha chiamato un prete e il prete ha detto: vuoi tu, Margaret Hudson si chiamava, sposare il presidente Alberto Lionello? Lei era piena di tubicini, non riusciva a parlare e il prete ha detto: come? Non ho capito. E lì Alberto si è arrabbiato, è diventato una bella. Mio fratello è orfano, no? La prima moglie di mio padre morì dopo il parto. Come padre, sa, un attore come padre non è mai un buon padre, che non è presente. Noi andiamo via. Andiamo via. D'altra parte, perché un attore deve togliersi la gioia della paternità? Non capisco perché. Un altro Lionellino. Eccolo qui. Luca, adesso devi dire, guardando là, in bocca al lupo, signora Wanda. In bocca al lupo, signora Wanda. Ecco. Come vuol dire in bocca al lupo, signora Wanda? No, in bocca al lupo è una cosa che... così, è un augurio che ci facciamo fra noi attori, capisci? Per scaramanzia, capisci? Come vuol dire scaramanzia? Scaramanzia, vai a giocare Luca, vai a giocare. Il rapporto fra Luca e mio padre è molto stretto, nel senso un legame molto forte. Mio padre aveva una personalità molto schiacciante, e, cioè mio fratello, diciamo, ha fatto un po' fatica a vedersi riconosciuto i suoi talenti. Alberto è sempre stato innamorato pazzo di Gea. La sua sofferenza è stata di non averla vicino tutti i giorni, eccetera. Bravo signore! Mi piacciono i bambini, Ho anche una figlia che fa l'attrice. Quando la penso da sola in questi alberghi che le permettono con la paga che prende, capisco quanto questo mestiere sia ingrato, ingiusto. Il primo ricordo che ho di papà in teatro è Ciao Rudy. Era il 73, io avevo 5 anni e stavo sulle gambe di mia mamma e mi ricordo lui che faceva Rodolfo Valentino, ecco, però quello è stato il primo ricordo e devo dire mi ha segnato molto perché io lì ho deciso che avrei fatto l'attrice. Io l'ho sempre adorato, ho sempre avuto un'ammirazione sfegatata per quest'uomo che faceva delle cose meravigliose, che per un bambino comunque stare dietro le quinte nel mondo del teatro è la più grande opportunità di scoperta della vita e di gioco che possa esistere. Io poi ho cominciato a lavorare prestissimo, a 17 anni, ho poi lavorato tutta la vita, diciamo, facendo tante cose diverse. Lui era molto orgoglioso, era anche molto contento, però non dava mai grande soddisfazione, diceva: certo, sei mia figlia, ti credo che sei brava. Lo spettacolo che abbiamo fatto insieme di Roussin, io ero sua figlia, lui era mio padre, Erika era mia madre, e mi ricordo che io avevo un monologo iniziale in cui lui mi faceva stare carponi a quattro zampe per terra perché io sono alta e lui non voleva che io fossi più alta di lui, quindi io avevo questo monologo di figlia furiosa contro i genitori, questa lite con lui, tutta a quattro zampe, facevo una fatica tremenda e lui mi parlava sotto, cioè bofonchiava, continuava a dire: beh, allora che vuol dire? Mi irritava in un modo tremendo, perché dico: ma insomma, tu non devi parlare qua, devi stare zitto, sono io che parlo, se tu mi parli sotto, cioè io faccio una fatica. Ora mi tolgo i baffi, vanità dell'attore. Mi dicevo sempre: non posso scegliere uno più alto di me, perché in scena devo essere io.
adeguato di statura. E quindi portava gli stivaletti già con il supporto. Mi sono messo anche la sciarpa d'attore, perché tu hai notato che tutti gli attori vengono con la sciarpa. Sì. Io mai, adesso oggi con la sciarpa così, volevo dire, sono un attore che ritorna con la sciarpa come attore. Amava farsi notare, anche in questo era nato per fare l'attore. Era esibizionista al massimo livello. Sei un bambino. Che faresti senza di me? Gli attori sono bambini. Quelli veri. Gli altri sono come i polli d'allevamento. Non sanno di tanto. Ma gli attori veri sono bambini. I primi attori amano essere corteggiati, essere apprezzati nella loro mascolinità, insomma. Piaccio, se no non è che... Vabbè, non è colpa sua. Piaccio, nel senso... E ho capito, e l'ho capito forse un po' tardi, più verso la maturità che quando ero giovane, e ho capito che forse c'è una componente di gradevolezza, e forse anche di umanità, che nasconde i veri difetti della mia faccia e del mio fisico, che sono tanti. Non puoi fare l'attore se non hai un po' di narcisismo. Però grazie a Dio lui riusciva proprio a dimenticare il suo ego, il che è paradossale, perché aveva un ego smisurato, ma poi quando andava in scena andava da un'altra parte, quindi rompeva il giudizio su di sé. Molto piacevole. E forse in fracco. E poi lo sai, sei un bell'uomo. Va bello adesso. Con questi tuoi grandi occhi sognanti. Il Don Giovanni è un po' stupido come personaggio, diciamo. È un modo di dire. Forse è un uomo che ama molto le donne. Allora io sono un Don Giovanni, perché io non amo poi le donne, amo la donna, che è una cosa diversa, c'è una distinzione. Ma poi chi non ama le donne? Riflessi perfetti, i nervi a posto, lei mentre io. Il mondo femminile gli è sempre piaciuto ed è stato chiaramente, insomma, abbastanza birichino nella sua vita. Beh, dell'attività di seduttore di mio padre, sì, certo, mi arrivava la scontentezza di mia madre. E mi arrivava a una certa età anche un po' di fastidio del vedere che lui comunque avesse questo debole per le donne. Appena vi ho visto, subito mi sono sentita scorrere un certo ghiaccio nel cuore che quasi quasi mi ha fatto tramortire. Subito che non mi ha visto, si è fatto cosa che fa, somiglia alle donne. Mio padre è stato un grande seduttore. Però è stato anche molto sedotto, nel senso che lui si giustificava dicendo: non sono io, sono loro che vengono da me. Amici miei, tenetevi forte. Ho provocato una passione fulminea. Voi! Tu! E vi ho messi a terra, e sentite, non invento niente. Io sono quella che non ha tralasciato un istante di guardarvi l'altra sera al Palais Royal. Scusi, Lionello, come va il lavoro a Genova? Bene, molto bene. Giudicare dai risultati. L'attore lavora oggi e domani non si sa, quindi diciamo era attento, non aveva sicurezze, no, per il futuro, e quindi noi in famiglia diciamo vai avaro, insomma. Abbiamo raddoppiato la cifra degli abbonati dell'anno scorso e bisogna contare che il teatro ha solo 600 posti. Pronto, Duse? Signorina, mi dispiace, ma è tutto esaurito per questa sera. Quello che conta in fondo alla fine è il successo. Cioè, è il successo, è l'incasso, perché l'incasso è il più grosso premio che può avere un attore. Perché un attore che recita per quattro fili e bottroni vuol dire che qualche cosa non funziona. Il denaro non fa la felicità, ma è sempre bene averlo. E lui era molto orgoglioso del successo mio e di Massimo Lopez, che invece poi ebbe una militanza ancora più lunga con lui. E quindi chiedeva il trio, chiedeva soprattutto gli incassi. Ve lo ricordate il maestro Puccini di Lucca, il grande maestro? Avete visto in televisione, no? Io Alberto l'ho amato prima di conoscerlo, amato
l'ho stimato perché lo, però era affascinante nel Puccini. E ha portato un Puccini enorme che credo non sia mai stato fatto da altri. Verso gli ultimi anni della sua carriera, quella meraviglia di Puccini, guardi che lì è veramente un colpo, una meraviglia, proprio lui, proprio lui. Io ero molto emozionata a incontrarlo perché lo ammiravo moltissimo e ne subivo il fascino come tutti quanti, per cui ero imbarazzata con lui, ma lui mi ha messo subito a mio agio, anche perché dovevamo essere a nostro agio, visto che ero la sua amante nello sceneggiato di Puccini. Ma dico, mi fai venire a Londra per chiudermi in una stanza d'albergo a mangiare carne cruda? Io pensavo di andare in qualche bel posto. Ma insomma, te, sei venuta per me o per il posto? E Lionello sul set era primo attore, aveva questa personalità proprio del primo attore, cioè non a caso era Alberto Lionello. E con me è stato molto carino, molto cordiale. E mi piaceva anche fisicamente, devo dire che c'è stata una scena di bacio che io ero tutta molto trepidante. Che cos'è l'applauso? C'è una definizione per l'applauso? In questo caso commovente. Io sono un grande professionista, cioè tutti gli spettacoli che ho fatto hanno sempre avuto una loro validità, sia per la critica sia per il pubblico, e questo grande amore che il pubblico dimostra, ha dimostrato anche nelle mie vicissitudini, le più belle, le più brutte, è proprio il frutto di una grande professionalità. Non si risparmiava, era generosissimo col pubblico, Alberto. Questa è una delle ragioni per cui ha avuto tanto successo, è stato così popolare, al di là delle occasioni avute in televisione. Secondo me lui sarebbe stato il più grande attore italiano, nel senso del sventagliamento su tutto lo scibile teatrale, dal dramma alla commedia, se non si fosse innamorato della risata. Perché lui poi mi diceva, io se inizio uno spettacolo, dopo due minuti, se non cominciano a ridere, sto male. Mi ricordo che noi, appunto, e mi rifaccio sempre a quell'occasione lì dei Due Gemelli Veneziani all'Old Vic di Londra, il pubblico, ovviamente, recitavamo Goldoni, aveva una specie di walkie-talkie con la traduzione simultanea e ascoltavano e ridevano. Magicamente, tutte le sere, dopo 20 minuti, riponevano l'attrezzo e ridevano lo stesso. Finiamo la tournée, rientriamo in Italia. Le ultime due repliche per chiudere la stagione erano al Teatro Metastasio di Prato, dove non rideva nessuno. E lui era incazzato nero perché si aggirava in quinte. Cazzo, ridono a Londra e non qui! Lavoro, bene, lavoro, bene. Film, ne fa? No. Ah no, per adesso. Ma io faccio i miei soliti recital. Quel poco cinema che ho fatto, l'ho fatto così per caso, e devo dire, ho avuto anche la fortuna di incontrare dei grandi registi, non tanti, insomma. Non è che io non frequento il cinema che non frequenta me. Perché il cinema a me non lo fanno fare? Io gli ho sempre detto, guarda Alberto, non hai il volto cinematografico come in quegli anni poi si doveva avere. Ha fatto dei film bellissimi, ma era il teatro che lo portava avanti. Come mai hai fatto così tardi? Ho incontrato una mia vecchia fiamma. Di la verità. Hai avuto già l'uovo di Pasqua, eh? Insomma. Oh, Madonna, com'è bello, guarda. Santa Maria Madre del Rosario. Ide missa est. So che ha fatto ruoli femminili, cioè ha fatto
ben due travestiti, tra l'altro ci sa benissimo in quei panni. Mio padre era molto femminile. Io a volte ho sbagliato, ho avuto dei lapsus, l'ho chiamato mamma, cioè proprio era molto materno, era molto caldo. Era un bastimento carico di uomini, quello sì che me lo ricordo. Bene, quanti uomini. Certo è strano vedere proprio padre vestito da donna con la veletta, e... però gli veniva molto bene. E quando a lui proposero il vizzetto, lui rifiutò perché disse: io ho già fatto due donne, questi poi pensano che io sono strano, no? E mia madre, mi ricordo, gli disse: tu stai facendo l'errore più grande della tua vita, perché infatti avrebbe dovuto accettarlo. Non è mai stato ottimista Alberto, mai. Ha distrutto la speranza di avere delle speranze. Mi sono inserita in questa sua vita così, sperando di destarlo, sperando di tirarlo fuori da quello, perché essendo io totalmente diversa, pensavo, volevo essere le sue vitamine. Ma mi commuovo anche. Forse sono ancora in tempo, alla mia età, che sono 60 anni, a fregarmene un po' di più e vivere meglio gli ultimi anni che mi restano. Io credo che ogni attore, passato il suo momento, è destinato a essere dimenticato. La forza del teatro è il rapporto diretto che un attore ha col suo pubblico. Quando questo non c'è più, poi ci si dimentica. Il teatro è effimero. L'oblio è fatale per tutti quanti. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà. E la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, finalmente priva di parassiti. Di malattie. Oggi che sto facendo una pausa nella mia vita artistica, perché starò fermo per un anno, mi accorgo, guardando da di fuori, quanto questo mestiere sia vano e quanto alla fine rimani con un pugno di mosche. Che se ne so io, forse chissà quale cosa voleva pagare di peccato per soffrire continuamente. La vita non ti dà mai pace. Come sarebbe bello distendersi e non pensare più a niente. Elia, la vita finisce prima ancora che ci sia tempo di gustarla. È un lampo. E tu vorresti che non si accendesse. La vita è un po', l'esperienza lo hanno portato anche a indurirsi. Cioè una persona che, diciamo, se vogliamo, è invecchiata male, anche se non è arrivato ad essere vecchio. Io sono veramente quello che si può dire un miracolo della scienza moderna. Perché 30 anni fa, chiaramente, senza dialisi e senza trapianto, forse io non solo non sarei più qui, non sarei più qui. Ricordo il periodo della dialisi di mio padre, perché è stato anche l'unico spettacolo che abbiamo fatto insieme in quel periodo. E lui, poverino, aveva prenotato tutti gli ospedali in tutta Italia, perché ogni due giorni andava a fare questa dialisi. Io sono stata contenta di essere presente in quel momento. Diciamo che il trapianto era riuscito bene e si ricominciava il lavoro. Lui ha scelto il Mercante di Venezia. Ho scelto Shiloh perché è una, una commedia, un dramma, diciamo, che ha la possibilità di qualche riposo durante lo spettacolo, perché Shiloh è un protagonista relativo, insomma, 6-7 scene. E ha avuto una grande soddisfazione a farlo ed è stato felicissimo.
Forse non passerò alla storia del teatro per il più grande Shylock, forse, però passerò certamente alla storia per l'unico Shylock con un rene trapiantato. Un momento di rinascita, per questo scelse anche uno spettacolo così importante. Ed era molto bravo. Lo siamo arrivati a Bologna, è andato per fare gli esami che fanno i trapiantati una volta al mese e ha fatto vedere questo dito, pensava un giradito lui, e invece era un cancro al dito. A Milano ha fatto di nuovo degli esami, hanno detto che era un paziente che sarebbe ritornato, ormai era in giro questa cosa. E che però era un paziente che non doveva assolutamente saperlo. Per me le stagioni non cambieranno più ormai. È cominciato il mio inverno e sarà sempre così. Lui era completamente da un'altra parte. E glielo dissi, dico, io ho l'impressione che nonostante questa sofferenza fisica che tu hai, tu stia da un'altra parte, in un'altra dimensione. Lui mi guardò e mi disse, molto serio, come hai fatto a capirlo? Quando è stato il momento nel quale io mi sono sentita in dovere di dirgli che si doveva lasciare andare e avrebbe rincontrato la sua prima moglie che lui ha amato moltissimo, aiutato anche da Gea e da Luca. Dai papà, vai, vai, vai Alberto, vai, lasciati andare. Si rasserenava. Lui si rasserenava e poi è ispirato. E la sensazione che ho avuto, che noi non vogliamo nascere e non vogliamo morire perché non sappiamo. Era un essere spirituale, cioè non era legato al mondo fisico. E anche la sua morte lo racconta, nel senso che è andato via senza neanche... Cioè se n'è accorto, ma senza neanche lamentarsi o vittimizzarsi. E questa secondo me è la grandiosità di mio padre che non in tanti hanno conosciuto e colto. Io ho capito che così si nasce nell'incertezza di sapere e con la voglia degli altri di vederti come ti nasce e che senz'altro c'è qualcosa, un altro passaggio. È tardi e dobbiamo dormire. Ma è stato grande o non è stato grande? Per me è stato grande, enorme, come attore e grande, grande compagno.